Salve a tutti, mi fa piacere rivedervi qui. Oggi modelleremo il passaruota della nostra Sansiglia. Nella prima lezione abbiamo raggiunto questo risultato. Come prima cosa dobbiamo finire il paraurti. Quindi estrudiamo, lo spostiamo qui. Ora dobbiamo aggiungere un cerchio, che sarà il nostro passaruota. Ecco, lo posizioniamo al centro della ruota, lo scaliamo. Gli diamo la forma, molto particolare il passaruota della Nissan Silvia. Eliminiamo i poligoni inferiori. Ecco, ok, questo è il passaruota della nostra Nissan. Notiamo che il passaruota della Silvia è leggermente ovale. Ora diamo la forma dell'auto, leggermente bombato, come piace a noi. Ok, perfetto. E ora dobbiamo solamente unire i poligoni. Incredibilmente semplice. Seguiamo questa. Ok, cominciamo ad unire i poligoni. Dobbiamo appunto cercare di avere sempre facce quadrate. In questo caso ho dovuto aggiungere questa linea.
di poligoni per avere appunto sempre delle facce quadrate. Che questa va bene, questa la spostiamo. Sfruttiamo i poligoni che si sono aggiunti. Bene. Anche qui, bene o male, la forma gliel'abbiamo data. Dobbiamo ora pensare ai fari anteriori. Come possiamo vedere, naturalmente la forma dei fari già è accennata. Notiamo però che dalle blueprints la forma dei fari è leggermente diversa. Ricordo ancora una volta che le blueprints non combaciano alla perfezione, ecco perché anche qui i fari li facciamo un po' a sensazione. Molto bene, la forma dei fari diventa sempre più marcata.
Ok. Penso che abbiamo dato una buona forma ai fari. Un gran bel paraurti interiore e il passaruota è finito. Nella prossima puntata vedremo come continuare e passare quindi al tetto. Ok, spero sia stato utile, spero di rivedervi alla prossima puntata. Se non l'avete già fatto, lasciate un bel mi piace sulla mia pagina Facebook, Tuning Mania. Comprate i miei modelli 3D per supportare questo ciclo di tutorial su Turbo Squid cercando Tuning Mania. Alla fine del corso anche questo modello 3D sarà in vendita. E poi giocate al mio videogioco che si chiama Wildcraft, che potete trovare su Game Jolt. Se avete dubbi, commenti, critiche, fateli pure, sentite liberi di esprimere le vostre opinioni, sperando che siano commenti costruttivi. Bene, ci si vede alla prossima.